Si sono ufficialmente conclusi i solenni festeggiamenti in onore della Madonna Vergine Protettrice della comunità Stella Maris a Palese. Lungo il fine settimana, con una serie di iniziative pensate proprio per abbracciare tutti i membri della comunità con un unico obiettivo, instillare il senso di famiglia e di abbraccio. Per questo la preghiera in onore della Madonna è stata elevata per la pace e il rispetto della dignità delle famiglie e dei singoli individui, affinché il legame della comunità si rinsaldi nel tempo. La statua della Madonna è stata portata come di consueto in processione e la sua benedizione ha attraversato le vie di Palese. Dopo la cena in blu, il colore simbolo della Madonna, e dopo il successo della messa in scena della commedia Questi fantasmi di Edoardo De Filippo, a cura del gruppo teatrale parrocchiale, il momento culmine è avvenuto domenica con la solenne celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Giuseppe Satriano e la processione che è stata accompagnata dai timpanisti Nicolaus Barium con la benedizione del mare e delle famiglie della comunità di Palese. Maria, questo astro del cielo che il Signore ci ha posto dinanzi e vicino a noi, un dono grande. Cosa ha bisogno l'umanità? Di pace, di familiarità, di serenità. E Maria è per eccellenza la donna della pace, regina della pace. Perché? Perché lei ci dona il principe della pace che è Gesù. Abbiamo bisogno di Gesù. Abbiamo bisogno di ritrovare il tempo per stare insieme, per pregare. La Madonna ci insegna anche questo, la preghiera come intima unione a Dio e ai fratelli. La Madonna è veramente una luce per noi, la nostra Madonna è dedicata alla nostra comunità, ha il titolo di Stella Maris, Stella del Mare, e colei che indica il cammino non solo nella storia, ma nel mare. Il mare è un po' il segno della vita, che in certi momenti è tranquillo, in certi altri momenti è tempestoso, è pauroso alle volte il mare, ma il bene più forte del male di questi momenti tempestosi, la Madonna ci aiuta a superarli, perché ci indica la strada per arrivare al porto sicuro della nostra storia, che è Gesù.